Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale buongiorno dal Palasport di Via Talete a Cagliari, 32esima edizione del Trofeo Segni, una grande classica del basket giovanile sardo che sta animando gli impianti di Via Talete e lo farà fino alla vigilia di Pasqua. Praticamente abitué di questo torneo l'Esquilino Basket, io sono in compagnia di Massimo Baralla, allenatore dell'Esquilino Basket, come ho detto in precedenza abitué di questa manifestazione anche quest'anno in Sardegna a partecipare insomma al torneo organizzato dalla scuola basket da Ermanno Iaci, immagino con grande piacere. Con molto piacere, veniamo qui tutti gli anni, io da 5 anni, l'Esquilino da molto di più insomma, mi pare che la prima edizione a cui abbiamo partecipato sia stata poi 95 maschi e femmine, quindi essendo del 14, è un po' di tempo fa, è sempre un grande piacere. Un'occasione per voi, anche per i ragazzi, anzi soprattutto per i ragazzi, non solo per passare qualche giorno di sano divertimento di pallacanestro, ma anche per scoprire la Sardegna, così. Sì, i ragazzi che sono venuti nelle edizioni precedenti ricordano questo torneo come un'esperienza bellissima. Come ti dicevo prima, nella chiacchierata che ci siamo fatta quando ci siamo conosciuti, molti ragazzi sono anche tornati non giocando, quindi è veramente un'esperienza incredibile per loro. Esquilino Basket, realtà importante a Roma, primo municipio di Roma, tantissimi iscritti, tantissimi giovani nella vostra società, presentacelo un pochino. Allora, noi nasciamo nel 1998 grazie all'iniziativa di un'associazione di genitori della scuola di Donato. L'anno di nascita della scuola, della nostra scuola basket è nel 98. Da allora insomma siamo cresciuti parecchio, arrivando quasi a 400 iscritti. Diciamo, il nostro vanto è il nostro settore mini basket, uno dei più diciamo, numeri, con numeri più alti a Roma, e soprattutto il nostro settore femminile. Penso che siamo l'unica realtà a Roma che divide maschi e femmine nella pallacanestro già da 8 anni, 9 anni. Quindi queste sono le nostre caratteristiche principali. Una società così importante dal punto di vista della partecipazione dei ragazzi, dei più giovani, meriterebbe degli impianti all'altezza. Da voi la situazione è un pochino particolare, te la lascio spiegare, magari servirà anche come appello per cercare di migliorare in futuro la situazione. La nostra grande difficoltà è che facendo parte di un municipio centrale non riusciamo a trovare uno spazio o la possibilità di creare in uno spazio adatto la palestra che ci consentirebbe di fare anche attività dopo i 18, 19, 20 per arrivare fino alle prime squadre. Speriamo un giorno di avere la possibilità di far crescere i ragazzi fino ad età senior, come succede qui con la scuola basket di Ermanno insomma. Esquilino Basket quest'oggi si misura nella categoria Under 14 maschile contro la scuola basket Cagliari, insomma è difficile capire un po' quello che è il livello delle altre formazioni, però tradizionalmente mi pare arrivate qui sempre con ambizioni di vittoria. Nel maschile non abbiamo mai vinto il torneo, però insomma ci siamo sempre presentati con discrete squadre, speriamo anche quest'anno di ben figurare. Poi il derby con la scuola basket è sempre piacevole. Grazie mille, allora Massimo Baralla sta iniziando la presentazione delle squadre che verranno presentate dalla viva voce di Mauro Farris. Allora andiamo anche con Andrea Farris a sentire i nomi dei ragazzi che prenderanno parte a questa partita. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari, 32esima edizione allora del Trofeo Segni, torneo Under 14 maschile. In campo ci sono l'Esquilino Basket e i padroni di casa della scuola basket Cagliari. Andiamo a scoprire i quintetti schierati dalle due formazioni. Per l'Esquilino prova, almeno finta il tiro, e poi trova un bel assist sotto canestro il giocatore in maglia numero 9, si tratta di Valerio Baldoni, assieme a lui ci sono il numero 99 Tommaso Impagliazzo, il numero 20
avanti. Si tratta di Claudio Tamponi, il numero 44, Abel Gentili, il numero 13, Marco Marciani. Dall'altra parte invece per la scuola basket Cagliari in campo ci sono il numero 23 Stefano Vincenti, il numero 24 Federico Susini, il numero 31 Gabriele Pacini, il numero 34 Simone Pois, e chiude lo starting five schierato dal coach Stefano Cuncu Pietro Orru. Palla persa intanto da parte del Esquilino. Allora la scuola basket Cagliari può tornare in attacco con il numero 31 Gabriele Pacini, che soffre un po' la pressione portata da Tommaso Impagliazzo. L'Esquilino allora riesce a recuperare palle, lancia in contropiede a segnare, a depositare un facile layup Claudio Tamponi. La situazione va davanti appunto l'Esquilino sul punteggio di 4-0. Non abbiamo ricordato quelli che sono gli allenatori della Esquilino Basket, una coppia formata da Massimo Baralla, lo avete sentito in precedenza i nostri microfoni per presentare appunto questa partita. Con lui c'è anche Andrea Carelli, lo vedete in piedi a incitare i suoi ragazzi, ragazzi dell'Esquilino, che vanno a recuperare un altro pallone. Stavolta Tamponi però sbaglia da sotto, ma va a caccia ancora di un altro pallone. Pressione a tutto campo, difensiva direi classica in queste categorie della pallacanestro, dove non ci si risparmia assolutamente dal punto di vista della corsa. Ora prova a rispondere la scuola basket con l'iniziativa di Simone Fois, chiude il palleggio, trova sotto canestro il numero 11 Orru, che però pesta la linea di fondo. Allora l'Esquilino potrà tornare in attacco, non riesce a sbloccarsi dunque nel corso di questa partita la formazione cagliaritana. Quasi un derby quello tra Esquilino e Scuola Basket Cagliari, in virtù delle tantissime partecipazioni a questo torneo della compagine romana, compagine romana che abbiamo scoperto insomma nella copertina di presentazione realizzata con Massimo Baralla. Realtà importante, importantissima dal punto di vista giovanile a Roma, conta tantissimi iscritti, quasi 400 tra il settore mini basket, il settore maschile e quello femminile. Quest'anno si presenta senza la squadra femminile, la squadra dell'Esquilino arriva solamente con la formazione under 14 maschile, da tantissimi anni, insomma tantissime partecipazioni a questo torneo, ormai squadra assolutamente di casa. Tra l'altro l'Esquilino sta partecipando al campionato under 14 da protagonista in quel di Roma, terzo posto in classifica in campionato, assolutamente consolidato quando mancano tre partite al termine del torneo. Andremo a scoprire i giocatori a disposizione di coach Baralla e Carelli nel corso di questa partita. Ci rimane anche da salutare i ragazzi che non hanno potuto partecipare a questa spedizione cagliaritana. Si tratta di Gregorio Settimi, di Lorenzo Fantauzzi, di Luca Mininno e di Angelo Latagliata, che immagino ci staranno seguendo in diretta streaming in questo momento su directasport.it, su sardegnasport.com, e immagino insomma stiano facendo il tifo per i propri compagni collegati sui nostri canali. Intanto cerca ancora il primo canestro la scuola basket, non lo riesce a trovare nemmeno con il tentativo di Simone Fois dopo il rimbalzo d'attacco. Allora contropiede da parte dell'Esquilino con il numero 13, si tratta di Marciani, che ha provato l'avventura in solitario dopo il giro sul perno, non è riuscito però ad andare a segno. Qui bell'anticipo da parte di Abel Gentili, molto attivo su questa traiettoria di passaggio, devia la sfera, rimessa in attacco per la scuola basket Cagliari. Ricordiamo anche brevemente quelle che sono le regole di questo torneo: non c'è la canonica divisione in quattro quarti da 10 minuti, ma si giocheranno sostanzialmente due tempi da 15 minuti. Il bonus verrà raggiunto dal punto di vista dei falli al sesto fallo e non al quinto come tradizionalmente. Queste sono le regole insomma tradizionali del torneo, del trofeo Antonio Segni, giunto, lo ricordiamo, quest'anno alla 32esima edizione. Primo time out in campo, ricordiamo che sono possibili anche due sospensioni a tempo. Esquilino Basket già campione due volte nel femminile, allora quest'anno va a caccia del titolo anche nel settore maschile.
questo è sostanzialmente un quarto di finale tra Esquilino Basket e Scuola Basket Cagliari. Le compagini infatti sono divise in due tabelloni, man mano che si andrà avanti poi nel torneo si arriverà a una finalissima con due squadre provenienti ovviamente dalle parti opposte del tabellone. È terminato intanto il time out, sono già sul parquet i ragazzi della Scuola Basket Cagliari guidati dal tecnico Stefano Cuncu. Ricordiamo anche i due arbitri di questa partita che sono i signori Miliddi e Crespellani. Riprende intanto il gioco, 11 minuti e 10 secondi al termine di questo primo tempo, il possesso nelle mani della Scuola Basket Cagliari che ora ci prova con Stefano Vincenti dal palleggio, lo scarico in un angolo, la ricezione difettosa però da parte di Simone Fois e poi la fuga in contropiede di Valerio Baldoni che però non riesce a ricevere il pallone. L'Esquilino che potrà rimanere comunque in zona d'attacco con questo tiro dalla media distanza mandato a segno con mano molto educata da parte di Valerio Baldoni che trova così altri due punti, 6-0 allora in questo inizio di partita totalmente appannaggio dell'Esquilino Basket. Ora prova a rispondere ancora Fois, l'errore vola a rimbalzo però con il numero 11 Orru, la Scuola Basket Cagliari, ancora un errore poi sugli sviluppi dell'azione da parte di Fois e Scuola Basket Cagliari che comunque riesce a rimanere in zona offensiva. Stavolta il possesso è nelle mani di Stefano Vincenti che prova un'iniziativa personale dal palleggio, la difesa forte di Marciani, chiude il palleggio il numero 23 Vincenti, poi un altro errore da sottocanestro per la Scuola Basket Cagliari. Allora riparte Abel Gentili a gestire questo possesso dal palleggio, trovato in un angolo il numero 20 Claudio Tamponi, poi si torna in punta da Baldoni che prova ad andare dentro, lo scarico per Marciani che finta il tiro, prova la partenza in palleggio, viene però fermato dal ritorno difensivo da parte di Gabriele Pacini e poi trovato sotto canestro ancora Fois che fatica ad arpionare questo pallone, attorniato da tre avversari, chiamata la palla contesa e la freccia che indica la direzione ancora della Scuola Basket Cagliari che dunque potrà rimanere in zona offensiva. 9:51 al termine del primo tempo, 6-0 e il punteggio in favore dell'Esquilino Basket, rimessa dal fondo per la Scuola Basket Cagliari, il pallone buttato però sulla rimessa da parte della formazione di coach Stefano Cuncu. Esquilino che dunque recupera il pallone e lo può rimettere in gioco ancora con il suo playmaker Baldoni, poi trovato sotto canestro il numero 20 Tamponi che cercava in un primo momento lo scarico all'indirizzo di Marciani, pallone respinto, allora il pallone che è tornato ancora nelle mani di Tamponi che ha mandato a segno il canestro dell'8-0 Esquilino. Ancora palla recuperata, inizio di partita davvero favorevolissimo alla compagine romana che ora potrà andare in lunetta con due liberi, ancora con la fuga in contropiede da parte di Claudio Tamponi che viene fermato fallosamente al momento dell'appoggio a canestro da parte della difesa della Scuola Basket Cagliari. Va a ricevere le indicazioni del suo tecnico Marciani, sbaglia intanto il primo libero Tamponi che avrà comunque un'altra possibilità a cronometro fermo, 0-2 per Tamponi, rimbalzo conquistato da parte di Vincenti, poi eccessiva a detta degli arbitri la pressione difensiva di Gentili sullo stesso Vincenti, altro fallo e Scuola Basket Cagliari che tenta un'ennesima offensiva per provare a sbloccarsi nel corso di questo match. Ora servito ancora Vincenti che prova la penetrazione personale dal palleggio, un altro errore, non si sblocca ancora il punteggio, ferma al palo la Scuola Basket Cagliari. Abel Gentili ha servito un nuovo entrato, si tratta del numero 28 Jacopo Riva, mentre è uscito, se non ho visto male, il numero 9 Baldoni è in campo. Intanto due liberi per Marciani che è pronto in lunetta, si prepara un doppio cambio per l'Esquilino con
in pagliazzo e Polverino che sono pronti a entrare sul parquet. Errore ancora per Marciani dalla lunetta. Il palleggio di Vincenti cerca il canestro, la formazione di casa, la formazione giallo-verde che ancora, come detto in precedenza, non è riuscita a trovare i primi due punti di questa partita. Si torna in punta con Susini e poi il numero 0, si tratta di Non per la scuola basket Cagliari, anche lui nuovo entrato. Il tiro dalla media distanza, secondo ferro, ancora si lotta a rimbalzo e possesso che tornerà nelle mani dell'Esquilino, non prima però di aver eseguito la doppia sostituzione chiamata da coach Carelli. Come detto in precedenza, sul parquet ci sono Impagliazzo e Polverino. Ancora dal palleggio Gentili per l'Esquilino, si propone Baldoni che però non riceve. Ancora Baldoni, il taglio backdoor da parte di Impagliazzo che non viene servito, qui in frazione di passi da parte di Jacopo Riva che tentava la partenza in palleggio con la mano destra, fermato però dalla coppia arbitrale. 8 minuti e 6 secondi al termine del primo tempo, sempre 8-0 in favore dell'Esquilino Basket qui al Palasport di Via Talete a Cagliari, 32esima edizione del trofeo Antonio Segni, in tre giorni apertasi ieri con la presentazione in grande stile che Directa Sport e Sardegna Sport vi hanno offerto in diretta streaming. Under 14 maschile e under 16 femminile sono queste le categorie coinvolte in questa tre giorni di basket a Cagliari. Ricordiamo anche le società che partecipano a questo torneo nel settore maschile, anche qui un abitué il Morbegno, ci sono anche la Suncat Firenze, Roma Eur, l'Esquilino Roma, San Salvatore Selargius, Olimpia Cagliari, Esperia Cagliari e Scuola Basket Cagliari. Nel settore femminile invece sono quattro le squadre che vanno a prendere parte insomma a questo torneo: San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari, Cus Cagliari e Astro Cagliari, una sfida tutta cagliaritana potremmo così dire. Intanto finalmente la Scuola Basket Cagliari è riuscita a trovare il primo canestro della sua partita a cronometro fermo. Prova a reagire la formazione di coach Kunku, sotto ora di 7 lunghezze sull'8-1, 7-42 al termine del primo tempo. Rimessa in attacco per la Scuola Basket Cagliari con Vincenti accoppiato con Riva, prova la partenza in palleggio, il tiro in semigancio è sbagliato, rimbalzo di Riva che poi prova a correre in contropiede solitario, lo appoggia a Polverino che però non trova lo spazio per il tiro, addirittura raddoppiato Polverino, poi si lotta su questo pallone vagante, Vincenti riesce a tenerlo nelle mani e a proporlo poi in direzione del numero 24, si trattava di Susini, anticipato però il tentativo di Susini, qui infrazione di passi anche da parte di Riva e dunque Scuola Basket Cagliari che potrà rimanere in zona d'attacco. Time out in campo, stavolta a chiamarlo è stato coach Andrea Carelli. Si torna a giocare al Palasport di Via Talete, ancora il possesso offensivo della Scuola Basket Cagliari che trova finalmente il primo canestro su azione di questa partita, lo realizza il numero 34 Simone Foi, sotto 8-3, allora il punteggio, poi si intercetta questo pallone, poi si lancia in contropiede, cerca il tiro in corsa, aveva però commesso infrazione di passi il giocatore della Scuola Basket Cagliari, secondo la coppia arbitrale 6-56 al termine del primo tempo. Intanto hanno raggiunto gli spalti del Palasport di Via Talete i ragazzi della Suncat di Firenze che sono campioni in carica di questa manifestazione, anzi bicampioni in carica, hanno conquistato il titolo nel 2014 battendo in finale il Morbegno, anche nel 2015 nella finalissima contro l'Esperia. Nel settore femminile, come detto, due titoli per l'Esquilino Roma nel 2009 e nel 2010, nel 2015 invece il titolo è andato al Cus Cagliari nella finalissima contro la San Paolo. Trova intanto altri punti dalla lunetta la Scuola Basket Cagliari, stavolta a realizzarli è Stefano Vincenti. Dalla lunetta dimezzato allora lo svantaggio per la formazione Cepina, 8-4 il punteggio, 6-49, c'è da ripetere però il
libero di Vincenti, probabilmente c'è stata un'invasione sul tiro libero, anzi si riprende con una rimessa dal lato in favore dell'Esquilino, perché il pallone evidentemente non ha toccato il canestro nella maniera giusta, non è stato eseguito correttamente il libero da parte del giocatore della scuola basket Cagliari. Intanto dall'altra parte palla persa anche da parte dell'Esquilino, scuola basket Cagliari che si è un po' scossa dopo questo inizio piuttosto difficoltoso. Ora ci prova il numero 0, si tratta di Tommaso Nonne, che non trova però lo spazio per andare in palleggio. Nuovo entrato anche nelle fila del Esquilino, si tratta del numero 77 Gabriele Del Broco, che è andato a recuperare in precedenza il pallone. Ora l'attacco da parte di Abel Gentili, il pallone fuori all'indirizzo di Claudio Tamponi. Ora Polverino che è costretto a tornare in punta da Gentili, la circolazione perimetrale da parte dell'Esquilino, ancora Gentili in punta, prova a sfidare dal palleggio Gabriele Pacini e poi riesce a trovare lo spazio per il tiro e riesce anche ad andare a segno l'Esquilino dopo qualche minuto di impasse in zona offensiva. 10-4 il punteggio, più 6 ancora una volta partenza in palleggio difettosa da parte di Simone Fois. 5-43 dicevamo al termine del primo tempo, palla persa scuola basket Cagliari. Parlavamo in precedenza della composizione del torneo nel settore maschile, in particolare categoria under 14. Le squadre sono suddivise in due gironi, girone di cui fanno parte Esquilino Roma e scuola basket Cagliari, completato da Suncat Firenze e Olimpia Cagliari. Dall'altra parte invece nel girone B ci sono Morbegno, Roma Eur, San Salvatore Selarus e Olimpia Cagliari, dunque due formazioni tra virgolette continentali e due sarde nei due gironi da quattro squadre, ciascuno con la formula dell'eliminazione diretta, con gare di semifinali e finali. Per la classifica finale ogni squadra di un girone incontrerà la pari classifica dell'altro girone, e al fine di permettere a tutte le squadre di fare un egual numero di gare, tutti gli incontri a eccezione delle due finali, primo e secondo posto maschile dell'ultima gara femminile, si articoleranno in due tempi da 15 minuti, come detto, con medesimo regolamento tecnico, quindi il regolamento tecnico della FIP classico tradizionale, a eccezione del bonus falli che viene elevato a 6 e non a 5 come sempre, e due sospensioni per tempo. Quest'oggi la mattinata viene completata dalla sfida appunto che state seguendo in diretta streaming sui nostri canali tra scuola basket Cagliari ed Esquilino Roma. In precedenza mattinata intensa a partire dalle 9.30, Esperia Roma Eur, Morbegno San Salvatore, Firenze Olimpia Cagliari, queste le altre partite del settore maschile. Poi domani in diretta streaming nel pomeriggio tutte le finali nel maschile e nel femminile, sempre su directasport.it e su sardegnasport.com in sinergia appunto per raccontarvi in questa circostanza il basket giovanile, dopo avervi raccontato per tante settimane in questa stagione ma anche nelle stagioni passate il basket professionistico, il basket senior dalla 1 femminile insomma fino alla C Silver. Intanto è arrivato un canestro più fallo protagonista nelle fila della scuola basket Cagliari, ancora Stefano Vincenti che potrà andare in lunetta con il libero supplementare. Vincenti che realizza dalla lunetta e allora parità al Palasport di Via Talete, 10-10 il punteggio, 4 minuti e spiccioli al termine del primo tempo. Qui bella iniziativa da parte di Marciani, dopo il dietro schiena lotta a rimbalzo il numero 15, si tratta di Davide Lombardi nelle fila dell'Esquilino, non riesce però a realizzare da sotto canestro, guadagna comunque una rimessa dal fondo l'Esquilino che ora è in attacco con Tamponi. Il pallone per Marciani, scusate, soffiato però il pallone al giocatore dell'Esquilino. Ora il tentativo in contropiede da parte della scuola basket che non riesce ad andare a segno, però
Allora, dall'altra parte a tutta velocità Marciani, un errore anche per lui, recupera il rimbalzo d'attacco del Brocco, non trova però il semigancio vincente il giocatore in maglia numero 77 per l'Esquilino. Qui fischiato un fallo proprio a Del Brocco, ne viene fuori senza danni allora la compagine romana, che potrà tornare in zona offensiva, anzi corretto in precedenza il tabellone, 10-9 il punteggio, ancora più uno Esquilino Basket. C'era stato un errore allora a parte degli addetti al tavolo, 3:25 prima della pausa lunga, 10-9 allora. Ripristinato correttamente il punteggio qui al Palasport di Via Talette a Cagliari, mentre attacca l'Esquilino con Tamponi, servito molto bene il taglio dentro da parte di Riva, Riva che però non trova il layup vincente. Allora riparte la scuola basket, incoraggiata anche dai ragazzi in panchina. Ora il pallone in un angolo all'indirizzo del numero 5 Picciau, poi il tentativo da tre punti di Vincenti che scheggia però solamente il ferro. Attacca ora Riva, anticipato però da parte del numero 31 Gabriele Pacini, poi un fischio arbitrale, fallo della difesa, fallo dell'Esquilino Basket, dunque rimessa dalla zona difensiva in favore dell'Esquilino. Prima però ci sarà un altro timeout a chiamarlo, anche in questa circostanza è stato coach Andrea Carelli. Si torna a giocare al Palasport di Via Talette a Cagliari, c'è il bonus e dunque si va a tirare con Vincenti che trova la parità per la scuola basket Cagliari, sbaglia però il secondo tiro libero che sarebbe valso il sorpasso. Ancora un possesso in zona d'attacco però la scuola basket Cagliari che non riesce a capitalizzare nemmeno in questo caso. Allora parte Del Brocco, servito Riva, ora Polverini, torna fuori dal numero 15 Lombardi, la sua tripla però si infrange sul tabellone, rimbalzo d'attacco da parte di Del Brocco che non riesce però a convertire da sotto canestro. Riparte la scuola basket Cagliari, va a cercare il pallone Del Brocco sul palleggio di Vincenti, viene sanzionato con il fallo, come detto c'è il bonus, allora si va a tirare con Vincenti che stavolta dalla lunetta potrà cercare di regalare alla scuola basket Cagliari il primo vantaggio nel corso di questa partita. Il suo primo libero però è corto, errore da parte di Vincenti, allora si rimane sul 10 pari, realizzato invece il secondo e allora arriva il primo vantaggio della partita per la formazione di casa dopo un inizio difficoltoso. Ricordiamo parziale di 8-0 per l'Esquilino in apertura, Esquilino che però reagisce subito bene con Tamponi che va in penetrazione, guadagna il fallo che lo porterà in lunetta per due liberi e dunque per provare anche a controsorpassare Tamponi che però trova solamente il tabellone con il primo libero. Avrà una seconda chance Tamponi, sbaglia anche il secondo ma c'è il rimbalzo di Lombardi che prova a eludere l'intervento difensivo con una finta, aveva mosso però il perno secondo il signor Milid e allora fallo da parte di Lombardi, rimessa dal fondo per la scuola basket Cagliari. Qui toccato il pallone che era indirizzato a Pacini, il tocco da parte di Tamponi, l'ultimo tocco era stato proprio di Pacini, tanto va con il taglio backdoor Tamponi, si torna in punta con l'iniziativa molto bella dal palleggio da parte del numero 9 Valerio Baldoni che trova il canestro del controsorpasso Esquilino. Allora 12-11 il punteggio, attacca ancora Vincenti per la scuola basket, anche lui rende pan per focaccia, iniziativa simile a quella lasciata vedere insomma in precedenza da parte di Baldoni, botta e risposta continua tra Baldoni e Vincenti, ora ancora Baldoni a segno con il canestro del nuovo vantaggio Esquilino sul 14-13, qui pescato in un angolo il numero 43 della scuola basket, si tratta di Federico Mura, Mura fermato fallosamente e allora anche lui avrà a disposizione due liberi per cercare di controsorpassare nuovamente l'Esquilino Basket. Due liberi per Mura con il primo che però è corto. Uno su due per Mura, allora ripristinata la parità qui al CEP 14-14, esce Del Brocco nelle fila dell'Esquilino ed entra, fa il suo primo ingresso in partita il numero
8, si tratta di Giulio Rippo. Attacca ancora Baldoni dal palleggio, 1 minuto e 27 al termine del primo tempo. Jacopo Riva ha servito il nuovo entrato Giulio Rippo, che poi ha trovato Tamponi. Ora Baldoni dal palleggio a sfidare tutta la difesa della scuola basket. Arriva la chiusura difensiva, leggermente in ritardo però forse, e allora Baldoni invitato nuovamente in lunetta per due liberi a 1:17 dal termine di questo primo tempo. Sbagliato il primo libero da parte di Baldoni, si rimane in parità. Anche il secondo libero è sbagliato, ma c'è il bel rimbalzo offensivo da parte di Lombardi. Ancora Baldoni serve molto bene con lo scarico sotto canestro. Riva, se non ho visto male, dovrebbe trattarsi proprio di Riva. Canestro del nuovo vantaggio esquilino sul 16-15. Ora il crossover addirittura tentato da Vincenti, che chiama il taglio di Pacini, torna in punta da Mura, dietro schiena di Mura, che prova a eludere la difesa di Rippo. Ora la penetrazione, lo scarico per il tiro di Pacini, rimbalzo d'attacco conquistato da Aresu per la scuola basket Cagliari, poi tentativo da tre punti da parte di Vincenti, rimbalzo da parte del numero 9 Baldoni. 45 secondi al termine del primo tempo, si va in punta da Riva, ora arriva Baldoni. Baldoni tenta l'ennesima iniziativa dal palleggio, il giro sul perno, infrazione di passi, però scivola leggermente con il perno il numero 9 di casa esquilino. E allora scuola basket che torna in zona offensiva, ancora con Pacini, accoppiato in questo caso con il numero 20 Tamponi. Ora il tentativo che si infrange però sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, recupera la sfera Jacopo Riva, che lancia in contropiede aperto Tamponi, recupera Mura, ma riesce comunque ad andare fino in fondo Tamponi a realizzare il canestro del nuovo più 4 esquilino, 18-14 il punteggio. 5 secondi, sta scadendo il cronometro. Dal palleggio c'è il numero 31 Pacini, mandato per aria il tiro, tiro sbagliato, allora finisce qui il primo tempo al Palasport di Via Talete, più 4 esquilino al termine dei primi 15 minuti di gioco, 18-14 il punteggio. Noi ci andiamo a prendere una piccola pausa e poi torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di scuola basket Cagliari esquilino basket. Si torna a giocare al Palasport di Via Talete a Cagliari, ricordiamo il punteggio dopo i primi 15 minuti di gioco tra scuola basket Cagliari e esquilino basket. La compagine romana è avanti di 4 lunghezze sul 18-14. Non è andato a buon fine il primo tentativo offensivo da parte della scuola basket, viene a questo secondo tempo, allora attacca l'esquilino per provare ad acuire il margine di vantaggio, che ora arriva a 6 lunghezze con il canestro realizzato in penetrazione da parte di Tamponi, 20-14. Allora ora attacca la scuola basket, stavolta con il numero 11 Orru, poi corregge dopo il rimbalzo Simone Pois, che dunque riporta la scuola basket nuovamente sul meno 4, 20-16 il punteggio. Ora Baldoni, fermato però dagli arbitri per una infrazione di passi, rimessa dal fondo in favore della scuola basket Cagliari. Pacini a eseguire la rimessa, il tocco da parte di Tamponi, allora sarà da ripetere la rimessa dal fondo in favore della compagine giallo-verde, proprio con lo stesso Pietro Orru. Ora Pacini, trovato in un angolo il numero 7, si tratta di Andrea Concas, che prova a prendere la linea di fondo, fermato però dall'intervento difensivo da parte di Baldoni, lascia l'incombenza della rimessa a Pacini. Il numero 7 Concas ora ha trovato molto bene sotto canestro Picciau, anzi si trattava, scusate, di Nonne, che però riceve la stoppata da parte dell'avversario. Ora difettosa la partenza in palleggio da parte di Pacini, infrazione di passi anche per lui, 20-16 sempre il punteggio. Non è cambiato, non cambia da qualche minuto qui al Palasport di Via Talete a Cagliari, fermato regolarmente secondo gli arbitri Tamponi in penetrazione. Allora dall'altra parte c'è Pacini che insiste nel palleggio, accoppiato proprio con Tamponi, quel passaggio consegnato di Foyce all'indirizzo dello stesso Pacini.
un appoggio in più probabilmente da parte di Pacini per questo arresto a un tempo e infrazione dei passi ancora stavolta combinata dal signor Militi, mentre seguiamo un'altra iniziativa personale da parte di Baldoni. Stavolta non trova il canestro, dopo l'appoggio al vetro, Baldoni che potrà comunque usufruire di una rimessa dal fondo, consegnato ora il pallone, si smarca e riceve Gentili, accoppiato con Pacini, cerca lo spazio per la penetrazione, bella virata da parte di Gentili che poi va dentro con la mano sinistra, riceve il fallo della difesa e potrà andare in lunetta con due tiri liberi. Abel Gentili, dunque, giocatore in maglia numero 44 dell'Esquilino Basket. Coach Kunku va a dare indicazioni a Fois, che si è portato a saltare. Tanto Gentili che tira questi liberi, li sbaglia entrambi e li ha tirati, cosa abbastanza curiosa, la posizione molto decentrata rispetto a quanto viene insegnato, diciamo così, normalmente dagli allenatori. Intanto bella palla ancora da parte di Gentili, stavolta dentro per Baldoni, non trova però la giusta misura Baldoni da sotto canestro, allora attacca ancora Gentili che cerca lo spazio contro la difesa, stavolta buona da parte di Fois che riesce a deviare il pallone, ultimo tocco da parte della difesa, allora rimessa ancora per l'Esquilino, non trovato però Polverino con la ricezione sotto canestro, allora contropiede, uno contro due per Pacini, errore, rimbalzo però da parte di Orru, è ancora in attacco la scuola basket Cagliari, ancora con Pacini che guarda il taglio del compagno, decide poi di mettersi in proprio ma sbaglia però dalla media distanza, allora ancora Gentili a cercare tamponi, stavolta il passaggio è troppo lungo, non lo può ricevere il numero 20 dell'Esquilino, cambio intanto ancora per coach Kunku, esce Pacini e torna in campo con il numero 23 Vincenti per la scuola basket Cagliari. È proprio Vincenti che va a ricevere questo pallone dopo la rimessa, lo porta in zona offensiva, accoppiato con tamponi, ora il passaggio consegnato in direzione di Orru, Orru che va dentro, alza la parabola e appoggiandosi al ferro riesce a trovare il canestro del meno 2 scuola basket Cagliari, ora 20-18 il punteggio qui al Palasport di Via Tarete a Cagliari. Chiamata intanto a Baldoni, un'infrazione di palla accompagnata, momento di leggera difficoltà da parte della compagine romana in questo avvio di secondo tempo, 12-26 al termine della partita, attacca la scuola basket Cagliari per il pareggio, addirittura per il sorpasso lo fa con Tommaso Nonne, dal palleggio si torna in punta da Orru e poi il passaggio all'indirizzo di Vincenti contro la difesa da parte di Tamponi, tabellata da tre punti da parte di Vincenti e poi la fuga in contropiede da parte di Tamponi che però perde il controllo del pallone, lo recupera Nonne, lo ripropone all'indirizzo di Vincenti, prova a sporcargli il pallone Baldoni, guadagna comunque una rimessa in zona offensiva la scuola basket Cagliari, già rimesso in gioco il pallone all'indirizzo di Orru, poi si torna da Fois, il palleggio di Fois in mezzo alle gambe, prova a smarcarsi Nonne, riceve invece Concas accoppiato con Baldoni, altro passaggio consegnato, sta per scadere il cronometro dei 24 per la scuola basket Cagliari, infrazione di passi poi chiamata a Fois e altro cambio stavolta eseguito da coach Kunku, esce proprio Fois autore dell'infrazione di passi in precedenza e torna in campo con il numero 21 Tommaso Pala per la scuola basket Cagliari, qui altra infrazione di doppio palleggio stavolta commessa dal numero 13 Marciani per la formazione dell'Esquilino, ora altra infrazione, anzi non c'era stata nessuna infrazione, c'era semplicemente da eseguire un cambio con coach Carelli che ha richiamato in panchina Tamponi e ha scelto di spedire nuovamente sul parquet con la canotta numero 99 Tommaso Impagliazzo. In attacco la scuola basket Cagliari va a cercare il pallone proprio Impagliazzo, se non ho visto male, sul palleggio di Vincenti, allora fallo personale da parte del giocatore in maglia numero 99 dell'Esquilino, la rimessa già eseguita ancora per Vincenti, prova a bruciare dal palleggio Riva che però tiene bene la posizione difensiva, ancora Vincenti trova solamente il tabellone con
con la penetrazione centrale. Allora arriva a tutta velocità dall'altra parte, il ferro decide di non premiare la sua iniziativa personale, il punteggio non cambia ormai da parecchio qui al CEP, sempre più 2 Esquilino, 20-18 il punteggio. Ora arresto il tiro da parte di Vincenti, ancora un errore, si lotta furiosamente a rimbalzo con Nonne e Impagliazzo riesce a conservare il possesso, la scuola basket che si affida ora al suo playmaker Concas, qui sporcato il pallone da parte di Baldoni, ultimo tocco secondo la coppia arbitrale da parte dell'attacco e dunque Esquilino che torna in zona offensiva, ha provato ad accelerare le operazioni Polverino, fermato però dagli arbitri. E allora infrazione di campo qui da parte di Marciani che riceve nella metà campo offensiva e poi indietreggia inducendo quegli arbitri a sanzionare l'infrazione di campo. Qui sporcato subito il pallone sulla rimessa, difesa molto aggressiva ancora da parte dell'Esquilino in questo inizio di partita, rimessa dal lato per la scuola basket Cagliari che però perde il pallone. Allora Tamponi che però sbaglia da sotto canestro, intercetto da parte di Polverino, ancora un errore. Allora Marciani prova a risolvere, riceve il fallo della difesa, Marciani potrà andare in lunetta con due liberi per cercare di spingere nuovamente sul più 4 l'Esquilino, 20-18 il punteggio, 10-28 per chiudere questa partita. Marciani in lunetta, errore però col primo libero da parte di Marco Marciani, giocatore in maglia numero 13 della Esquilino, invasione di giocatori a rimbalzo, un po' troppa fretta, consegnato nuovamente il pallone a Marciani, secondo libero stavolta a segno allora da parte di Marco Marciani. Cambio per coach Kunku, torna sul parquet il numero 31 Gabriele Pacini, è uscito Nonne, rimessa dal fondo per la scuola basket Cagliari, pressa a tutto campo ora da parte dell'Esquilino che va a pressare proprio Pacini, Pacini che comunque riesce a ricevere e a portarsi in zona offensiva il palleggio ancora da parte di Pacini accoppiato con Marciani, ricezione spalle a canestro da parte del numero 21 Pala, intercettato però il pallone da parte della difesa ma solo per un attimo, il tiro in corsa da parte dello stesso Pala, si lotta poi a rimbalzo, ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Esquilino, dunque scuola basket Cagliari che potrà rimanere in zona offensiva. Trovato bene sotto canestro e va a segnare Stefano Vincenti e allora meno uno scuola basket Cagliari, 21-20 il punteggio. Marciani sfida tutta la difesa avversaria, viene fermato fallosamente e altri due liberi allora per l'Esquilino, ancora con Marco Marciani pronto in lunetta. 9:54 al termine di questo secondo tempo, 21-20 la situazione di punteggio. Directasport.it, sardegnasport.com in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari per la 32esima edizione del Trofeo Segni, tra le più antiche manifestazioni di basket giovanile in Sardegna. Si stanno sfidando sul parquet i padroni di casa della scuola basket Cagliari, un abitué di questo torneo come l'Esquilino Basket. Attacca ora dal palleggio il numero 9, si tratta di Valerio Baldoni, passaggio consegnato per Marciani, lo scarico di Marciani a cercare Del Brocco che con il palleggio arresto e tiro ben eseguito riesce ad andare a segno riportando sul più 3 l'Esquilino, 23-20, 9-15 per chiudere questo secondo tempo. Qui come sempre Vincenti prova a mettersi in proprio nelle fila della scuola basket Cagliari, errore, si torna in punta con Pacini che si sente caldo per il tiro da tre punti, arriva però un errore, allora Impagliazzo prova la fuga in contropiede, Marciani poi decide di arrestarsi, tripla di Tamponi, ora rimbalzo lungo controllato da Del Brocco che torna in punta da Impagliazzo, ora Marciani che muove però prima il piede rispetto al palleggio, chiamata l'infrazione di passi, anche qui
23-20. Altri cambi, torna sul parquet Riva, esce Marciani, esce anche in Pagliazzo e con il 15 è tornato anche Lombardi nelle fila dell'Esquilino Basket. Ovviamente rinnoviamo i nostri saluti a tutti i genitori dei ragazzi che ci stanno seguendo in questo momento in diretta streaming sui nostri canali, e un saluto anche ai ragazzi, agli altri ragazzi che compongono la formazione Under 14 dell'Esquilino Basket, che non hanno potuto partecipare a questa trasferta in terra sarda. Li abbiamo già citati nel corso di questo primo tempo, ma la facciamo nuovamente con grande piacere. Si tratta di Gregorio Settimi, di Lorenzo Fantauzzi, di Luca Mininno e di Angelo La Tagliata. Intanto palla persa da parte della scuola basket, rimessa dal fondo per l'Esquilino, che porta il pallone in zona offensiva affidandosi ancora a Baldoni. Su di lui la difesa da parte del numero 24, si tratta di Federico Susini. Poi il tiro corto lasciato partire da Riva, rimessa dal fondo in questo caso da parte della scuola basket Cagliari, con il numero 6 Raffaele Porcedda a rimettere in gioco. Qui non riesce a tenere lì il pallone Pietro Orru, palla persa ancora da parte della scuola basket Cagliari. Pochi canestri nel corso di questo primo tempo, era stato decisamente più avvincente dal punto di vista dello spettacolo il primo. Qui arriva però per smentirci subito un bel canestro in penetrazione da sinistra Baldoni, che segna con il fallo, spinge sul più 5 l'Esquilino, che ricordiamo ha approcciato ottimamente questa partita portandosi avanti di 8 lunghezze. 8 intanto sono i minuti che mancano al termine di questo secondo tempo. Esquilino sul più 5, 25-20, errore col libero supplementare da parte di Baldoni, prova a strappare il pallone Lombardi dopo il rimbalzo d'attacco, fa bene perché riesce a mantenere lì l'Esquilino. Rimessa eseguita, tamponi fuori da del brocco, la finta su Porcedda, anche qui però infrazione di passi da parte del numero 77 dell'Esquilino, e dunque rimessa in gioco già eseguita da parte della scuola basket Cagliari con Pacini, che porta il pallone in zona offensiva accoppiato in questo caso con Del Brocco. Riceve ora con qualche problema Susini, ancora in attacco la scuola basket Cagliari con Fois, costretto ad allontanarsi da canestro sulla difesa di Riva. Ora lo scarico fuori all'indirizzo di Porcedda, che mette palla per terra, sguscia via Porcedda, prova e trova lo scarico molto interessante all'indirizzo di Tommaso Pala, che però sbaglia da sotto canestro. Fallo chiamato dal signor Miliddi in questo caso, e Esquilino che torna allora in attacco. 7-18 a chiudere questa partita. Baldoni, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo in collaborazione tra Fois e Pala. Riparte l'azione della compagine Ceppina, che ora si affida a Pacini, mentre è pronto un altro cambio con Vincenti che tornerà sul parquet. Appoggio intanto da sotto canestro, due punti trovati da Fois, canestro del meno 3 scuola basket Cagliari, 25-22, 6-59 al termine del secondo tempo. Time out in campo, lo ha chiamato coach Andrea Carelli. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Palasport di Via Talete. Riva riceve questa rimessa sulla pressione di Fois, riesce comunque a divincolarsi, a portarsi in zona offensiva. Recuperato però il pallone da parte della difesa della scuola basket Cagliari, che ora rilancia con Vincenti, trovato sotto canestro Pala, la stoppata però da parte della difesa è rimessa dal fondo in favore della scuola basket Cagliari con Pala, che andrà a eseguire questa rimessa, prova a svarcarsi Vincenti, perso completamente da parte della difesa, sconsolato coach Carelli, che va a consultarsi con il collega Massimo Baralla. Brutta difesa qui da parte dei ragazzi romani. Meno 1 scuola basket Cagliari, 25-24. Qui il tiro in corsa di Baldoni non trova nemmeno il ferro, e altro recupero al momento della partita favorevolissimo alla scuola basket Cagliari, che dunque torna in zona offensiva. Qui ci mette tutto il suo atletismo Abel Gentili, che recupera questo pallone con un gran balzo e poi si lancia in contropiede, fermato fallosamente il giocatore in maglia numero 44
dell'Esquilino. Non c'è ancora il bonus e dunque si riprenderà con una rimessa dal lato che Tamponi è già pronto a eseguire. Tamponi serve Gentile, il taglio dentro ignorato però da parte di Baldoni, si prende la tripla e la manda a segno. Vabbè, Gentili molto molto bravo qui, regala il più 4 all'Esquilino, canestro importante dopo che l'Esquilino insomma aveva sofferto le offensive della scuola basket Cagliari negli ultimi minuti. Vediamo come reagisce allora la formazione di coach Kunku. Qui deviato il pallone, rimessa dal lato in favore di Pacini. 6 minuti al termine del secondo tempo, rimessa dal lato eseguita da Pacini che ha trovato Vincenti, si torna dentro con il tentativo da parte del numero 31, in questo caso si tratta di Gabriele Pacini della scuola basket Cagliari. Bella combinazione qui per smarcare appunto Pacini e canestro del meno 2 scuola basket Cagliari, 28-26. Tamponi malinteso qui con Gentili che tagliava verso il canestro, palla persa da parte dell'Esquilino e rimessa allora per la scuola basket Cagliari che va a eseguire ancora con il numero 31 Pacini, fermato poi fallosamente da parte di Baldoni che aveva perso il tempo dello scivolamento difensivo proprio su Pacini. 5:35 al termine di questa partita, il taglio dentro ignorato da parte di Pacini, Vincenti va a chiudersi però da solo praticamente in un angolo, finisce col perdere il pallone. Baldoni però è sfortunato in questo caso perché aveva recuperato il pallone mettendo però un piede sulla linea laterale, dunque scuola basket Cagliari ancora in attacco, ancora con Vincenti. Qui Pacini riesce a trovare Fois sotto canestro, sporcato però il pallone, si lotta a terra ancora con Pacini che riesce a restituire fuori all'indirizzo di Vincenti, trova un canestro da 3 punti molto molto importante. Vincenti che regala il sorpasso alla scuola basket Cagliari sul 29-28. Gentili dal palleggio cerca un corridoio per la penetrazione, ora Rippo che festa la linea laterale, palla persa da parte dell'Esquilino e sale anche il livello dei decibel qui al Palasport di Via Talete con il gran tifo in favore della compagine di casa. Ma Abel Gentili non è d'accordo e recupera un gran pallone, propone un contropiede all'indirizzo di Baldoni, Baldoni recupera il pallone che rischiava di perdersi oltre la linea di fondo, lo porge ancora all'indirizzo di Gentili ma c'è stato un altro errore, poi fallo da parte della difesa, fallo commesso appunto dall'Esquilino, corre i ripari coach Carelli che richiama in panchina Baldoni, forse un po' stanco a questo punto della partita dopo aver giocato tanti possessi offensivi. Torna sul parquet Jacopo Riva per dunque la formazione dell'Esquilino Basket, ora c'è Vincenti, altra tripla, si sente caldo, stavolta sbaglia però Vincenti, rimbalzo che non viene controllato da parte di Pacini, rimessa dal lato, si dimentica arriva di consegnare il pallone al signor Milidi prima di eseguire la rimessa, il pallone all'indirizzo di Gentili, ora lo scarico all'indirizzo di Pagliazzo, ci mette una mano però molto bravo col rientro difensivo il numero 23 della scuola basket Cagliari Vincenti. Gentili finisce a terra col pallone in mano, la freccia premia la scuola basket Cagliari dopo la chiamata di palla contesa da parte degli arbitri e scuola basket Cagliari che potrà cercare di allungare ancora il margine di vantaggio, 4:19 al termine del secondo tempo, il pallone che doveva anche in questo caso essere consegnato agli arbitri prima della rimessa, consegnato ora, è rimessa eseguita, ora Pacini porta il pallone in zona offensiva per la scuola basket Cagliari. Pacini finisce però col rischiare di perdere il pallone sulla pressione difensiva da parte dell'Esquilino, trovato bene lungo la linea di fondo Pois che trova altri 2 punti sul bel passaggio in questo caso da parte di Vincenti. Ora Gentili non ci sta, va dentro in penetrazione da destra, trova il fallo della difesa, fallo che lo manderà in lunetta perché probabilmente ora c'è il bonus e così Gentili in lunetta, Esquilino sotto di 3 lunghezze sul 28-31, 3:54 al termine. Gentili sbaglia però il primo tiro a cronometro fermo, 0-2 per Gentili, rimbalzo conquistato
ora da palla per la scuola basket Cagliari, ha servito Vincenti, ora Vincenti, giro sul perno, tiene bene in difesa Tamponi, ora la linea di fondo presa da Pacini che scarica ancora l'indirizzo di Foyce, altri due punti di Foyce, sono quattro in fila per lui, massimo vantaggio della partita per la scuola basket Cagliari sul più 5, 33 a 28 ora il punteggio. Tommaso Impagliazzo prova l'iniziativa personale, sbaglia però il numero 99 di casa Esquilino. Ancora break per la scuola basket Cagliari, ora con il tiro in allontanamento da parte del numero 24 Stefano Susini. Fischio arbitrale, rimessa dal lato in favore dell'Esquilino con Marco Marciani che andrà a rimettere in gioco. Fallo. Fischiato dal signor Milidi e allora automaticamente arrivano i due liberi con Gentili che evidentemente aveva subito il fallo in precedenza. Sbaglia dalla lunetta Gentili, rimbalzo conquistato da Foyce che però poi perde il pallone, ancora un errore stavolta di Riva, dopo il rimbalzo d'attacco si va a contendere il pallone con Impagliazzo che finisce a terra, rimessa dal fondo in favore dell'Esquilino. Qui l'anticipo di Pala sul tentativo di ricezione da parte di Riva in post, ora Baldoni prova a ricevere il pallone, l'ultimo tocco è ancora della difesa secondo la coppia arbitrale, ancora Esquilino in zona offensiva, Esquilino che deve ricucire 5 lunghezze di svantaggio, ora 28 a 33 il punteggio. Baldoni ancora dal palleggio, il taglio backdoor di Riva capisce tutto, però Pala recupera ancora la scuola basket Cagliari che lancia in contropiede, ancora Pacini, fermato fallosamente Pacini da parte della difesa della scuola basket Cagliari. 2.54 al termine del secondo tempo, rimessa dal lato eseguita da Vincenti che trova Pacini, la finta da parte di Pacini, su di lui c'è la difesa di Riva, guarda il canestro Vincenti, poi parte in palleggio, ora c'è dal palleggio il numero 24 Susini, si torna in punta, ora tentativo da tre punti ancora di Vincenti, è il terzo in questo secondo tempo, stavolta arriva l'errore, Foyce prova a strappare via il rimbalzo, altro fischio arbitrale a sanzionare ancora una volta la difesa e scuola basket Cagliari che potrà rimanere in zona d'attacco, non è stato ancora speso il bonus da parte dell'Esquilino, quinto fallo intanto da parte di un giocatore dell'Esquilino che dunque deve abbandonare la contesa, vediamo di chi si tratta. Si tratta probabilmente di Impagliazzo che è andato a sedersi in panchina, quinto fallo della partita. Ricordiamo che i falli per raggiungere il bonus sono 6, ma quelli personali, insomma il limite dei falli personali è rimasto a 5 anche in questo torneo e dunque abbandona la partita Impagliazzo. Errore intanto anche per la scuola basket Cagliari, stavolta con Simone Foyce. 2.20 al termine del secondo tempo, con Tamponi la ricezione in punta di Marciani che prova un'altra partenza in palleggio, stavolta regolare il tocco sul pallone secondo gli arbitri da parte di Tommaso Pala e altra palla recuperata da parte della scuola basket Cagliari, rimessa dal fondo con Susini che esegue all'indirizzo di Pacini, sempre più 5 scuola basket Cagliari, 33 a 28 il punteggio, Pacini a dirigere le operazioni in zona offensiva, poi la partenza di Susini, il tiro, l'errore e poi il rimbalzo ancora da parte di Foyce che pulisce tutto e corregge a canestro con altri due punti più 7, 35 a 28 il punteggio, 1.45 al termine di questa partita, proseguono i problemi per la formazione dell'Esquilino, ora sotto di 7 lunghezze, la finta e poi la partenza in palleggio
Ora Pacini in punta, il tentativo da due punti da parte di Pacini, tap out a rimbalzo, recupera Polverino, fermato però Polverino, e allora altro tentativo, qui arriva la stoppata da parte di Marciani, irregolare però secondo gli arbitri, dunque due liberi per la scuola Basket Cagliari, che può andare a mettere una seria ipoteca su questa partita a 1.24 dal termine. Vincenti in lunetta con due liberi, segna il primo libero, regalando dunque il più 8 alla formazione cagliaritana sul 36 a 28. 1 su 2, lotta, rimbalzo, strappa via il pallone Fois, ancora in attacco la scuola Basket Cagliari, ancora con Pacini, si propone ma non riceve il numero 43 Federico Mura, ora il pallone in un angolo, ancora con Pacini che prende la linea di fondo, sbaglia, ancora rimbalzo di Fois e altra correzione a canestro da parte del numero 34 in maglia giallo-verde, molto importante per la formazione di coach Kunku nel corso di questo secondo tempo. Qui ancora infrazione di passi da parte di Marciani, palla persa da parte dell'Esquilino, scivolato sotto di 8 lunghezze, ora sul 38 a 28, qui ricezione profonda da parte di Fois che è costretto però a tornare fuori, ora Mura sbaglia, però Mura prova il contropiede, allora Tamponi lanciato in solitaria sotto canestro, realizza i punti del 30 a 38, meno 8 Esquilino, 50 secondi al termine, deve amministrare solamente la scuola Basket Cagliari qui al termine. Pacini ora con qualche problema nel gestire questo pallone, si lotta a terra, arriva, riesce a recuperarlo e a proporre in direzione di Polverino, sbaglia però da sotto canestro Polverino, ancora lotta furiosa sul pallone vagante, Pacini ancora con contro Tamponi, Tamponi stavolta finisce però col commettere fallo. E si torna dall'altra parte, stavolta ci sono liberi per Gabriele Pacini della scuola Basket Cagliari e sbaglia però il primo libero, 29 secondi al termine di questa partita. Errore, ma c'è il rimbalzo ancora per la scuola Basket Cagliari, tiro da tre punti ancora tentato da parte di Vincenti, si lotta a rimbalzo, ultimo tentativo da parte dell'Esquilino che non va a buon fine, allora la scuola Basket Cagliari si appresta a condurre in porto questa vittoria che le consente di vincere all'esordio da padrone di casa, dunque questa prima partita del 32esimo trofeo segni, 7 secondi al termine, tra poco andremo a eseguire il cambio microfono con il nostro Andrea Farris, allora andremo a sentire anche le voci dei protagonisti, dei ragazzi dell'Esquilino che nonostante la sconfitta per 38 a 30 si sono battuti ottimamente, allora andiamo a cambiare microfono con Andrea Farris. Cambio microfono eseguito. Sconfitta all'esordio per l'Esquilino Basket. Ricordiamo il finale 38 a 30 contro i padroni di casa della scuola Basket Cagliari. I ragazzi vanno a salutarsi con grande sportività. È stata una bella partita, comunque molto corretta. E allora le parole dei due coach, che magari ci mandano qualche ragazzo a parlare, c'è qualche ragazzo che vuole darci due dichiarazioni a caldo, allora Valerio Baldoni, giusto, è arrivata la sconfitta, siete rimasti davanti la prima parte di partita, nella seconda magari un po' di stanchezza vi ha condizionato, può essere questa la causa della sconfitta? No, direi che abbiamo fatto una brutta partita, al di sotto delle nostre probabilità, abbiamo perso con una squadra che ritengo insomma modesta, che hanno un cuore grande, noi invece non abbiamo avuto né testa né cuore.
Ti chiedo come ti stai trovando in questa avventura, diciamo, a Cagliari. Per voi è anche un'occasione di vedere, di scoprire una città. Intanto ti chiedo se è la prima volta che venivi in Sardegna oppure no? Sì, sì, la prima, per tutti noi penso, per la maggior parte insomma. Comunque sì, mi sto trovando molto bene, le famiglie sono bellissime e molto simpatiche, quindi... Voi siete ospiti di famiglia, insomma, vi trovate tutti, anche i tuoi compagni, insomma, vi trovate tutti molto bene, l'ospitalità della Sardegna del resto è famosa e anche voi ne state avendo una dimostrazione. Così. Sì, sì, tutti sono, insomma, detti, sono soddisfatti di questa avventura. Adesso, nonostante questa sconfitta, insomma, non vi date per vinti, cercherete comunque di rifarvi nelle prossime partite. Un girone molto equilibrato, mi pare, molto avvincente. Non mancheranno le occasioni per cercare di vincere delle altre partite. Speriamo. Dobbiamo cambiare qualcosa, però, ovviamente. Grazie mille. Allora, deluso, giustamente, Baldoni. Dopo questa sconfitta dell'Esquilino, che comunque si è ben comportato all'esordio, allora la reazione nel secondo tempo della scuola basket Cagliari l'ha fatta da padrone. Magari ci sarà occasione nelle prossime partite di sentire, di vedere ancora all'opera i ragazzi dell'Esquilino, magari anche delle altre compagini non sarde che sono impegnate in questo torneo. Io per il momento ringrazio Andrea Farris, che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, e vi do appuntamento allora alle prossime partite della 32esima edizione del trofeo Antonio Segni dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre